Un infermiere che è stato in grado di incarnare i principi deontologici su cui si fonda la nostra professione, che sono il rispetto dell'altro, l'accoglienza dell'altro, l'altro che è l'assistito, ma che è il collega, che è il resto dell'equipe, che è il cittadino, ma che anche la famiglia. È stata dedicata a Cinzia Sestini, infermiera aretina, prematuramente scomparsa alcuni mesi fa, una parete della sede dell'Ordine Provinciale delle Professioni Infermieristiche. Ognuno di noi, seppure a livelli diversi, si porta dietro un ricordo molto bello di una persona discreta e presente sempre, attenta ai bisogni delle persone, del sistema sanitario della città. Una cerimonia in via Marco Perennio alla presenza di amici, colleghi, familiari e dirigenti. Vedere rispetto a una propria collega la presenza vuol dire prima di tutto che c'è un rispetto alla persona che evidentemente ha dato molto. E in più si comprende come gli infermieri in generale, come cultura professionale, sono molto uniti. E il fatto di che il loro simbolo è rappresentato da due mani che accolgono rappresentano effettivamente la professione infermieristica. Cinzia Sestini, oltre a essere stata consigliera dell'ordine e anche presidente dell'allora Collegio IPASBI dal 2003 al 2005, ha ricoperto importanti cariche e ricevuto altrettanti importanti incarichi in rappresentanza delle professioni infermieristiche, professione in continua evoluzione, adesso pronta anche ad intraprendere un percorso che potrebbe portare alla prescrizione infermieristica dei presidi sanitari utili nella pratica assistenziale. Questo significa nient'altro che riconoscere le competenze che gli infermieri già hanno e che ad oggi non hanno potere di firma. Pertanto noi ci auspichiamo che dopo i tavoli di confronto che a livello di politica istituzionale e su cui Cinzia si batteva fortemente dandomi suggerimenti costanti si può ottenere un raggiungimento di obiettivi che fanno bene a tutta la professione.